Buongiorno a tutti, mi dispiace non essere fisicamente lì con voi, ma come sapete stiamo attraversando un momento ancora particolarmente complicato. Però è con piacere che ho accettato l'invito di essere comunque anche virtualmente con voi oggi a rappresentare il Ministero dello Sviluppo Economico alla vostra Assemblea annuale. Il vostro è un settore fondamentale per l'economia italiana e per quella europea, in quanto in parte integrante delle catene del valore della filiera dell'automotive, della meccanica, delle costruzioni e delle infrastrutture. L'acciaio è quindi essenziale per assicurare la competitività di tanti importantissimi settori industriali. Come ha illustrato il Presidente Banzato, il 2020 si preannuncia essere un anno molto difficile per tutti i settori che ho ricordato e quindi di riflesso con risultati negativi per la siderurgia. L'OCSE ha recentemente calcolato che la caduta della domanda di acciaio a livello mondiale nel 2020 sarà del 6,4% rispetto al 2019, con una riduzione di oltre 100 milioni di tonnellate. E tale decremento della domanda è stato ancora più marcato in Europa, del 15,8%. Voglio citare ad esempio il caso dell'automotive, dove la domanda ha subito un calo che viaggia intorno al 26%. Credo che sia importante tener conto di questi dati nel definire come assicurare al settore quella competitività essenziale per la ripresa delle attività economiche. La siderurgia è un settore dove la competitività si determina sia tra paesi che tra aree economiche, oltre che tra imprese. Nel caso specifico dell'energia, il differenziale di prezzo tra l'Italia e i paesi europei ha necessitato e necessita di interventi diretti e indiretti da parte dell'Europa e mancanza da parte dello Stato, per garantire un equal playing field che eviti il rischio di delocalizzazione delle produzioni energy intensive, il cosiddetto carbon leakage. Reagire a politiche aggressive da parte di alcuni paesi produttori che riversano prodotti sul mercato europeo, spesso contraddistinti da dumping o sussidi di Stato, e che necessitano di azioni di tutela da parte della Commissione europea, è il caso delle salvaguardie, e delle azioni per contrastare comportamenti predatori. Su quest'ultimo aspetto il governo italiano ha sempre sostenuto a livello comunitario le finalità delle salvaguardie, introdotte nel 2017 come risposta dell'Europa all'introduzione della legge 232 negli Stati Uniti, che ha imposto dazi sui prodotti della siderurgia e dell'alluminio importati. È una misura che ha come obiettivo limitare il travaso in Europa delle produzioni che prima andavano negli USA e che ha dimostrato di essere stata una misura utile e necessaria che ha evitato situazioni insostenibili. Credo che questa misura dovrà essere sostenuta almeno fino a quando in altri paesi sopravviveranno misure che penalizzino le importazioni. Vengo ora alla competitività energetica, che come ci ha ricordato il Presidente Banzato, per la siderurgia è essenziale, perché si tratta di un settore tra i più energy intensive. Abbiamo aperto un tavolo con Confindustria sui costi indiretti. È importante prevedere soluzioni a questo problema, soprattutto per assicurare quell'equal level playing field necessario per sostenere la competitività. Anche l'interrompibilità è stato, come ci è stato ricordato, uno strumento utile e necessario per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e stiamo lavorando per mantenerla anche nei prossimi anni, onde evitare rischi di breakout improvvisi e indesiderati. La digitalizzazione dei processi, di cui ha fatto cenno il Presidente Banzato, dovrà essere approfondita perché è un tema portante e una riflessione merita anche il tema delle quote gratuite in base all'attuale regime ETS. Esse hanno rappresentato uno strumento valido per evitare il rischio di delocalizzazione produttiva. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nell'ambito del Recovery Plan, ha introdotto il concetto della Green Recovery come elemento cardine di una nuova strategia industriale a sostegno della sostenibilità e competitività industriale in un'ottica di decarbonizzazione e circolarità. In questo contesto vanno inquadrati i progetti relativi all'utilizzo dell'idrogeno, in cui stiamo ponendo estrema attenzione e anche ingenti risorse economiche. Il sistema di interconnector messo in piedi in Italia ha contribuito a raggiungere quegli obiettivi di allargamento di mercato che hanno contribuito a rendere l'Italia più competitiva. Noi siamo convinti che sia un tema che è da approfondire. E quindi, volendo approfondire il tema, siamo disponibili ad avviare un tavolo di confronto sin già dalle prossime settimane, al Ministero dello Sviluppo Economico. Questo governo è consapevole delle difficoltà del mondo produttivo in questo periodo tanto difficile. Per questo dovremo utilizzare nel modo migliore le risorse ingenti che ci arriveranno dal Recovery Fund, che l'Europa ci ha messo a disposizione, riconoscendo che il Paese necessita di compiere uno sforzo di modernizzazione straordinario. In questo contesto è necessario
avviare azioni concrete verso un'economia circolare che valorizzi le risorse e eviti gli sprechi, avviare un programma di decarbonizzazione ed efficienza energetica, favorire l'utilizzo dei progetti di Industria 4.0 per raggiungere anche questi obiettivi. Per questa ragione dovremo continuare a finanziare questa misura che in passato ha dato ottimi risultati. Da ultimo vorrei toccare una questione ulteriore importante, quella delle aree di crisi siderurgica. Piombino, Taranto e anche Terni sono impianti storici che hanno fatto la storia industriale del nostro paese. Mi piacerebbe che anche le imprese italiane dimostrassero disponibilità ad intervenire per garantire sia la continuità delle produzioni che per assicurare nuove opportunità, come suggerito dal Presidente Vanzato, e sedersi insieme per analizzare la fattibilità tecnica ed economica di questi interventi. Com'è giusto che il governo faccia tutto ciò che è possibile per assicurare la competitività delle vostre imprese, credo che sia giusto collaborare insieme per sostenere il nostro paese. Vi lascio con questo pensiero che vuole essere anche un auspicio per favorire una più forte collaborazione all'insegna della competitività. Grazie.